È ricoverata all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania dal fine settimana scorso. Ai medici che l'hanno soccorsa con l'ambulanza del 118 ha dichiarato di essere stata violentata. Drogata e violentata, ha precisato più volte. La stessa versione dei fatti è stata confermata ai camici bianchi del pronto soccorso dell'ospedale di Vallo. Drogata e violentata e poi aggiunto da 4 persone. L'episodio è avvenuto nel fine settimana scorso. Carla, nome di fantasia, 17enne ebolitana, è un trans, è uscita con un amico per una serata in discoteca. Carla conosce bene il suo accompagnatore, ora le forze dell'ordine dovranno risalire agli autori della violenza sessuale. Giunti in discoteca, i ragazzi hanno bevuto. Dopo il primo brindisi ci sarebbe stato il consumo di droghe leggere e poi lo stato psicofisico dei presenti si è alterato. Dopo la serata in discoteca sarebbe avvenuta la violenza sessuale. La 17enne è stata abusata da 4 persone, secondo il suo racconto. L'incubo si è concluso dopo oltre mezz'ora, quando Carla è riuscita a ricomporsi, a recuperare gli oggetti personali e a lanciare l'allarme attraverso il telefono cellulare. Ai medici che l'hanno raccolta in lacrime per strada ha raccontato tutto. Ha vuotato il sacco per trovare un po' di pace dopo gli abusi sessuali subiti. I medici dell'emergenza territoriale hanno acceso le frecce, hanno sistemato Carla su un'ambulanza e l'hanno trasferita all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Giunta al pronto soccorso, la ragazza è stata affidata ai medici bianchi del nosocomio. Dal servizio di emergenza è stata chiesta una consulenza ginecologica. La 17enne è rimasta in ospedale per diverse ore. La notizia non è tardata ad arrivare a Deboli. Già qualche giorno fa la 17enne vive in un rione popolare della città. La ragazza ebolitana dovrà confermare alle forze dell'ordine i particolari della violenza sessuale subita e soprattutto i dettagli di chi ha abusato di lei. Indagini in corso per risalire ai responsabili.